Allora, aspetta che ve lo faccio vedere bene. Ci siete? Sì, sì, no, può fare. Orizzontali, Camilla! Vieni, pieghiamo, dov'è? Oggi presentiamo in Cassazione la richiesta di proposte di legge di iniziativa popolare che concernono principalmente l'elezione diretta del capo dello Stato, anche dell'abolizione dei senatori a vita, anche altre proposte a partire dalla supremazia delle leggi italiane su quelle europee o anche infine del limite di tasse in Costituzione, ma la battaglia nostra da sempre è quella dell'elezione diretta del capo dello Stato. Per la più importante, l'elezione diretta del capo dello Stato da parte dei cittadini, nella settimana scorsa, in una sola settimana, capogruppo, abbiamo raccolto 110.000 firme non autenticate. Adesso partiamo con la raccolta delle firme autenticate necessarie per formalizzare la proposta di iniziativa popolare in Parlamento. L'elezione diretta del capo dello Stato è stata più volte proposta in Parlamento dalla destra senza mai trovare ascolto. La riproponiamo nella forma più semplice dell'elezione diretta del capo dello Stato a poteri immutati, convinti che poi in aula, in Parlamento, in commissione potrà anche essere integrata con altre proposte che anche noi abbiamo fatto, per esempio quella del semipresidenzialismo. Quello che ci interessa è che il concetto di elezione diretta finalmente sia all'ordine del giorno del Parlamento in forma reale e voluto dal popolo. Nell'occasione abbiamo pensato di aggregare, di aggiungere a questa proposta di iniziativa popolare altre tre proposte. Una, anche questa battaglia storica e solo nostra per tanti anni, quella della abolizione dei senatori a vita, non degli ex presidenti della Repubblica, ma dei senatori a vita eletti dal presidente, nominati dal Presidente della Repubblica, il limite delle tasse in Costituzione, che è un'altra nostra battaglia, redatta dal senatore Fazzolari, ma di tutti quanti noi, e infine una battaglia che nella scorsa legislatura abbiamo sostenuto a lungo, cioè quella della supremazia delle norme italiane sull'ordinamento europeo, cioè che quando una norma europea contrasta fortemente con gli interessi nazionali non sia applicabile per l'Italia automaticamente, salvo che decida così il Parlamento. Queste sono le quattro proposte. Siamo contenti, lo dico subito, che anche altre forze con noi alleate e vicine si stiano in questi giorni e in queste ore muovendo nella stessa direzione. Lo aspettavamo da tanto tempo, diceva un nostro grande capo che se le nostre parole fioriscono nelle labbra degli avversari, figurarsi se fioriscono nelle labbra degli alleati, come siamo felici. Siamo contenti di questo.